Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo manga in casa, Manga Senpai, che fa parte di una nuova collana dedicata al boys love. Il titolo in questione è Il collezionista di stelle. Si tratta del primo volume di due a un prezzo di 6,90€ e le autrici sono tedesche, quindi perdonate la mia pronuncia molto probabilmente errata. Storie e disegni di Anna Backhausen e Sophie Schoenhammer. Io ho avuto l'opportunità di leggere questa storia grazie alla casa editrice che mi ha inviato una copia digitale del fumetto, voi lo potete reperire cartaceo ai link che trovate qua sotto in descrizione. Uno dei protagonisti della storia è Finn, un ragazzo molto pigro, tant'è che va a stento a scuola, arriva in ritardo, insomma è un po' un fannullone. Quello che ama fare di più è essenzialmente appunto non andare a scuola, rilassarsi, fumare e prendere la vita veramente molto alla leggera. Arriva però il giorno in cui la sua ragazza, sentendosi decisamente un po' trascurata, decide di piantarlo e a questo punto Finn non sa bene che cosa fare, soprattutto perché gli viene fatto presente come il suo atteggiamento influisca sulle altre persone e lui non ha idea di che cosa fare per cambiare questo suo atteggiamento. Una sera, gironzolando, si imbatte in un misterioso ragazzo che guarda le stelle. Nico è infatti molto appassionato e si mette ogni sera su questa collina ad osservare appunto il cielo, anche perché a breve sarà la notte delle stelle cadenti, quindi è molto curioso di osservarle. Finn rimane molto incuriosito da questo ragazzo, innanzitutto perché da subito si capisce che hanno caratteri completamente diversi, ma poi Nico è un ragazzo abbastanza introverso e misterioso e questo incuriosisce tantissimo Finn, tant'è che dal giorno dopo incomincia ad arrivare puntuale a scuola e pian piano cerca di conoscere sempre più questo ragazzo, anche se è un po' schivo e appunto riservato. Chissà che cosa nascerà fra questi due. Questa storia mi è piaciuta veramente tantissimo, innanzitutto perché è una storia secondo me abbastanza delicata e dolce, nonostante i protagonisti non siano particolarmente teneri, romantici, non ci sono momenti dolci proprio nel vero senso della parola. Però secondo me il modo in cui le autrici affrontano determinate tematiche, il modo in cui hanno costruito i loro personaggi, a miei occhi è sembrato tutto molto, molto delicato e ben studiato. La storia si concentra principalmente sui protagonisti della storia, quindi Finn e Nico. Conosciamo in questo primo volume soprattutto Finn, che come vi dicevo è un ragazzo molto espansivo, un po' menefreghista, appunto salta la scuola, è abbastanza pigro, non ha particolari hobby, non sembra occuparsi e preoccuparsi seriamente delle altre persone, di come le sue azioni possono incidere sugli altri. Ma poi questo incontro con un ragazzo appunto che non conosceva, ovvero Nico, gli smuoverà qualche cosa. Inizialmente è appunto molto incuriosito da questo ragazzo, probabilmente perché è molto diverso da lui, perché ha appunto un hobby, no? Guardare le stelle. E questo lo porterà a mettersi un po' più in discussione, a capire che forse effettivamente sbaglia a comportarsi in un certo modo. Nico è senz'altro il personaggio che ho preferito in questa storia, forse perché è un po' più affine al mio carattere. È un personaggio introverso, molto misterioso, di cui sappiamo veramente pochissimo. Iniziamo un pochettino a conoscerlo soltanto verso la fine della storia, infatti sono rimasta così perché sono curiosa di saperne molto di più. Tutti i due protagonisti comunque hanno un passato abbastanza difficile alle spalle e probabilmente quello che hanno affrontato in passato ha inciso molto sulle persone che sono oggi, sul modo in cui si comportano, un po' anche per difesa. Infatti sono straconvinta che molti atteggiamenti che abbiamo nella vita di tutti i giorni, e questa cosa si è vista molto a parer mio nella storia, non sono altro che dei meccanismi, diciamo, di difesa. Chi per non essere ferito, non stare male, chi per affrontare appunto qualcosa di doloroso che ha dovuto vivere in passato. Nico è un personaggio definito strambo, un po' diverso, diciamo. In un ambiente come la scuola non è tanto bello essere diversi, anzi è piuttosto difficile. Ho apprezzato quindi tanto che si affrontasse, anche se in minima parte, questo aspetto, perché soprattutto nel periodo della scuola è qualcosa che comunque forma e incide molto sulla crescita personale. Inoltre, il rapporto che si viene a creare fra i due protagonisti è tenero, nel senso che si tratta proprio di una prima scoperta, un primo
approccio. Finn, infatti, stava in passato con una ragazza e ha sempre solo avuto ragazze, quindi è curioso vedere come si smuove qualcosa dentro di lui e come cerca di far luce sulle sue sensazioni, i suoi sentimenti verso un ragazzo. Il tratto poi l'ho trovato bellissimo e in un certo senso di nuovo un po' tenero. I personaggi sono veramente molto carini, diciamo, esteticamente, soprattutto Nico secondo me è veramente un patatino. Però a parte questo devo dire che ho apprezzato molto perché è un tratto ben riconoscibile, mi è piaciuta anche la cura dei dettagli, soprattutto negli accessori e nell'abbigliamento dei personaggi. Inoltre questa passione che ci viene introdotta, ovvero il guardare il cielo, insomma, cercare le stelle, l'ho trovato molto molto interessante. È una passione che ha appunto Nico, uno dei protagonisti. E anche se magari non viene approfondito tantissimo, è comunque un elemento importante all'interno della storia perché poi quello che unisce, che farà incontrare e approfondire il rapporto fra i due protagonisti. E accompagna un po' per tutto l'arco della storia, appunto, il loro rapporto, la loro crescita. È inoltre molto buffo vedere Finn rapportarsi con altri personaggi perché è, diciamo, una persona abbastanza spiritosa, è proprio buffa da vedere, proprio perché ha questo atteggiamento molto a tratti superficiale, ma anche molto leggero nei confronti dei problemi, della vita, appunto, della scuola. Faccio fatica ad immaginarmi una persona del genere perché io invece sono totalmente l'opposto, però proprio per questo è stato secondo me molto interessante leggere di un personaggio del genere perché smorza un po' i momenti di maggiore tensione, soprattutto quando si parla delle vere problematiche che hanno i personaggi. Ecco, vedere un personaggio un po' più leggero, aiuta sicuramente ad alleggerire la storia. Poi è bello vedere momenti un po' più di tensione, altri un po' tra virgolette romantici e altri ancora un po' più buffi. Rende la storia sicuramente più movimentata, non annoia e sicuramente intrattiene. Infatti questa è stata una lettura per me molto di intrattenimento e non riuscivo proprio a staccarmi dalle pagine, avevo gli occhi a cuoricino. Un po' per il tratto che da subito comunque mi ha colpita e mi ha coinvolta tanto, soprattutto nel modo in cui vengono riportati anche i volti dei personaggi che ho trovato particolarmente espressivi. Anche proprio il confronto fra due persone totalmente diverse che si approcciano, diciamo, per la prima volta e cercano un punto di incontro, no? È un manga che ha diversi tratti in comune con altre storie boys love, però nonostante questo è riuscita comunque a sorprendermi, a intrattenermi e a concludere questo primo volume con tantissima curiosità verso il seguito. La cosa particolare, secondo me, vincente di questa storia è che è stato come leggere magari un classico yaoi ma con un'ambientazione occidentale, quindi certe dinamiche, lo scambio di battute, l'ambientazione sono sicuramente diversi. Quindi probabilmente anche questo ha contribuito a farmi apprezzare questo fumetto. Io non posso fare altro che consigliarvelo, soprattutto se vi piace il genere boys love o in generale se vi piacciono quelle storie un tantino sentimentali, ma non stucchevoli, non troppo romantiche. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se lo avete già letto, se avete letto qualcosa di simile che vi sentite di consigliarmi. Sono sempre alla ricerca di nuovi titoli di questo genere. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!